Oh, c***o! Io che si è rotta, eh! No, 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 no! Andiamo all'apertura. Scusate. Gli sigilli sono aperti prima. Andiamo all'apertura. Speriamo che non si sia rotta il lato stile. Ho sentito già un che non mi piace. No! Non me lo dire. Non esce. Oh cazzo. Vuol dire che si è incastrato. Oh, no! L'ho rotta! No! Mi si è rotta! E mo come faccio? No, non posso fare il video! No! Porca miseria, mi hanno truffato, oh, salve a tutti, finalmente un video fatto a modo, speriamo. Allora, qui ho comprato questa tastiera ieri a 8 euro. Sono molto curioso di vedere come è fatta al suo interno. Ora ho già aperto un sigillo, ora vado ad aprire quell'altro. Ci vediamo tra 2 secondi. È aperto? No. No. Questo togliamo. Qua c'è la scatola. C'era niente, non c'è. Non c'è manco il manuale delle istruzioni. Mamma mia che puzza! Sa di plastica malandata. Speriamo. Questa è leggerissima. È leggerissima. Non fa neanche così tanto rumore. Comunque il rumore non è mica male. Non è che fa tanto rumore, eh? No! Questa è bella, questa è del 200 avanti Cristo! USB 2. Ah, Dio, è uscita 20 anni fa! Ma non si può presentare ancora con USB 2. Poi come è fatto sto cavo? Dio, saranno due millimetri neanche, cioè. Che cavolo li fanno sti cavi? Io non ho parole. Diciamo che non è proprio, questo sembra, non sembra al 100%, perché guarda come è la mia, questa è l'80%, la tastiera è 80%, è più stretta rispetto a quelle normali, sì, 80%, dopo farò sentire col cellulare proprio l'audio di come fa questa tastiera. Mamma mia. Ci vediamo più tardi al PC. Allora, ora sono sul computer, come si vede dallo schermo grande. Ora andiamo a cercare qualsiasi cosa che c'è su coso. Quindi andiamo alla ricerca di... Oh, sbaglio, oddio, cosa ho combinato? Ho skippato tutto, porca miseria. Ok, funziona abbastanza.
Funziona, Ctrl Alt Cance. Funziona, annulla. Questo va. Poi faccio il mio. Ok, va. Perfetto. Ora basta. Ora il maiuscolo. Va, tutto maiuscolo. Funziona. Bene, aspettate. Diciamo che è un po' scomoda. Va tanta scomoda, però non va mica male. Assolutamente. Quindi, questo è il mio parere. Posso dire assolutamente che anche spendere 8 euro per una tastiera va benissimo. Certo, rinuncerete in questo caso a una grandezza al 100%, però è come se fosse al 100%, però hai tutti i tasti più compatti. Sì che è meccanico, quindi fa abbastanza rumore, però assomiglia molto alle tastiere che ci sono nel laboratorio di informatica di tutte le scuole del mondo. Quindi certo, se non volete questa tipologia, prendete anche una da 20, da 25 euro, poi vi fa funzionare benissimo. Questi sono i miei consigli. Quindi allora, dopo tutto questo video un po' divertente, un po' no, ci vediamo ad un prossimo video. Ok? Mi raccomando, iscrivetevi. Vi vedo che non vi iscrivete. Voi dovete iscrivervi. Ciao.